Euro 2020 a Pescara per la leggenda della pallanuoto, Manel Estiarte. Ormai pescarese d'adozione, un effetto particolare essere premiati tra tanta gente importante. Beh sì, orgoglio, soddisfazione, emozione, tanti bei sentimenti, no? Alla fine si vive per questo, per vivere delle emozioni. Pescara mi ha dato tanto, mi ha dato l'opportunità di esprimermi come sportivo, come pallanuotista, ma soprattutto come uomo, conoscere mia moglie, crescere, la crescita delle mie figlie. Insomma, non sono cresciuto qua, non sono nato qua, ma sono già quasi 40 anni che abito qua e per me è stato è un privilegio. Sei un simbolo, l'unico essere vivente ad aver preso parte a 6 Olimpiadi. Senti il carico di questa responsabilità? No, il carico, la responsabilità è ben per altre cose. Uno deve sentirsi responsabile per essere una buona persona, per vivere nel migliore dei modi. Lo sport alla fine è bello in tutte le sue sfumature, il vincere, il perdere, ma alla fine è sport. Conosci i paesi, vivi esperienze, è un privilegio, come ho detto prima, è un'avventura. Però la vera responsabilità è la vita, è quello che affronti dopo giorno, la tua responsabilità come marito, come genitore, e questo è quello che deve cercare uno di fare bene. Definito dalla stampa il Maradona della pallanuoto, ma se l'è chiesto Manel Estiarte, il diretto interessato, cosa aveva di più rispetto agli altri? Perché in ogni partita ha sempre fatto la differenza. Bei compagni, belle squadre. Già il fatto, vedi, si va indietro con il tempo, il fatto che Pomiglio mi chiamò per venire qua, ti ricordi bene, tu vedevi le partite. La prima intervista facemmo alle Naiadi. Eravamo in A2 e vincessimo tutto, cioè campionato d'Europa, scudetti. Pomiglio mi portò qua e fu l'inizio di tutta questa bellissima esperienza, quasi 40 anni come ti ho detto prima, la fortuna di giocare con grandissime squadre, mai ho sentito un peso individuale, perché alla fine è uno sport di collettivi dove ho avuto la fortuna, la capacità, il talento, ma soprattutto grazie ai compagni di vincere i grandi traguardi. Questo mi onora e mi fa felice. Tante qualità, tanti complimenti ricevuti, qualcuno ha anche detto che sei nato in acqua. No, tutto il contrario, mia madre per quello che mi raccontava non mi piaceva per niente l'acqua, piangevo, non ne volevo sapere, però i miei fratelli e mia sorella andavano già in piscina e ho dovuto seguire i suoi passi, meno male perché è stato un po' contro la mia volontà, però mia madre come sempre ha azzeccato, poi l'ho trovato una famiglia a Manresa, la città natale, i miei amici, e là è iniziata tutta l'avventura. 6 Olimpiadi, qual è quella che ricordi con maggiore emozione? Ma forse quella che... ma tutti hanno un suo perché, la prima è la prima e sembra che hai compiuto un sogno, la seconda già cerchi i grandi traguardi, poi ci sta quella finale persa in Spagna, però alla fine è sempre un bellissimo ricordo, la gente interpreta quella come una ferita, alla fine è giocare un giochi olimpici in casa da protagonista, giocando una bellissima finale perdendo contro l'Italia, e poi quella che hai vinto, sicuramente sportivamente parlando è la migliore esperienza, il miglior traguardo, il miglior ricordo, sì. La Sisley dello scudetto, la Sisley delle coppe, era la Sisley dei miracoli o la Sisley di Manel Estiarte? Oh, la Sisley del miracoli. Rappini, D'Altrui, Ballerini, Bertazzoli, Mallare, Pomiglio, Papa, Montanaro, Mundula. Mi ricordo ancora tutta la squadra al completo. Il miracolo, il segreto di quella squadra era l'affetto e la stima. Forse in quel momento neanche ce ne rendevamo tanto conto, ma che adesso ancora, dopo tanti anni, siamo legati, vuol dire che era il segreto. Eravamo vicini uno all'altro, siamo riusciti a vincere gli scudetti, siamo riusciti a vincere Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe. Eravamo veramente un bel miracolo. Cosa ricorda di Pomiglio, di Gabriele Pomiglio e del presidente Gino Pilota? Beh, signor Gianni Santomo, ci sono un triangolo che è stato il segreto, è stato la spinta, è stato l'inizio di tutto, che è stato Santomo, è stato Pomiglio perché era dell'acqua, Pomiglio perché era chi aveva le idee, Santomo ha dato le possibilità economiche con lo sponsor Sisley Benetton e Pilota la continuità. In quegli anni, diciamo dagli 80 ai 90, Pescara ha toccato il cielo con la pallanuoto grazie a questi triangolo magico.
Quanto dovrà passare per rivedere un altro Manele Stiarte? Ci stanno, ce n'abbiamo uno qua, ma meglio di me, mille volte, Francesco Di Fulvio. E ho avuto l'onore, il bello, di giocare anche con suo padre, lo vedo giocare adesso e dico, ma come fanno adesso questi atleti a giocare a pallanuoto in questa maniera? Ogni cosa, ognuno al suo tempo. Mi sono divertito tanto nel mio, ho gioito tanto in quei tempi, adesso è il momento loro e noi non ci tocca altro che senza nostalgia, soltanto con ammirazione, guardarli e divertirsi. Dalla pallanuoto al calcio ancora maggiori successi. Ma una fortuna, no? Una continuità nel mondo della sport, in un mondo diverso, il calcio grosso, diverso, delle volte difficile, delle volte esagerato, però entusiasmante, fianco a Pep Guardiola dall'inizio con il Barcellona, poi a Monaco con il Bayern Monaco e adesso a Manchester e nella Premier. Sì, fortunato di portare il mio contributo come sportivo in queste grandi società e mi diverto ancora tanto, che è la cosa più importante. Quando riporterà Guardiola a Pescara? Quando vorrà lui, lo sa che qua a casa, lui gli piace venire tanto qua, questo è casa sua, tornerà sicuramente. Cosa è successo con Messi? Che siamo stati molto vicini, lui voleva andare via per le sue motivazioni e ci ha chiamato e noi eravamo aperti a questa possibilità, ma poi ci ha ripensato, ha fatto bene, è rimasto a Barcellona che è casa sua. In bocca al lupo, Manele. Ciao, grazie. Ciao. Chat d'oro 2020 all'imprenditore Ennio Barbarossa è sempre motivo di orgoglio quando si riconoscono i meriti per anni e anni di impegno. Beh, lavorare una vita intera, poi vedere che qualcuno ti riconosce questo, poi quel qualcuno... Il sindaco Carlo Masci, che viene da lontano, una grande stima, insieme al comitato dei saggi, mi ha fatto un piacere immenso, mi ha emozionato pure un po'. Ho detto prima, io che vengo dall'entroterra della mano e l'obiettivo era arrivare a Pescara, può essere premiato, è il massimo che si possa avere. Un premio particolare anche perché in un periodo particolare come quello del coronavirus. Beh, questo è un periodo e un pericolo per noi tutti, per il mondo intero. Io ho detto prima, quello che ho detto sul palco, che noi con 2500 collaboratori non abbiamo avuto un caso, applicando un protocollo molto rigido. Siamo stati attenti, pure fortunati, però insomma, se siamo tutti attenti, ho detto questo per dire che si può superare questa fase brutta veramente per il mondo intero, per noi italiani, in questo momento pure un po' meno degli altri, però non ci può rallegrare questo, dobbiamo stare tutti attenti. Non è il primo premio che riceve Ennio Barbarossa, ma questo che sapore ha? Beh, questo è un premio, ho avuto tanti complimenti, sto guardando il telefono da tante persone, pure dal grande professore Livio Presutti, mi ha fatto un messaggio poco fa, e tanti altri, e quindi si vede che è molto molto sentito. Mi sono accorto che da quando mi hanno scritto sul giornale il premio Gente d'Oro e oggi stesso mentre sto qui ho avuto tanti tanti messaggi, tanti complimenti, quindi è una cosa che sto sentendo ancora di più, che è molto più importante di quello che già mi aspettavo che era. Ennio Barbarossa, il Gente d'Oro 2020 a chi lo vuole dedicare? Beh, io lo dedico, prima cosa, mia moglie, i miei figli, le mie nipotine, le mie splendide nipotine, le devo nominare perché guai se me ne scordo, e poi lo dedico ai nostri collaboratori che sono stati in un momento particolare, noi siamo stati al fronte con i negozi, noi abbiamo i negozi Brescia, Bergamo, dappertutto, non hanno mai marinato il lavoro, sono venuti a lavorare tranquilli, applicando bene quello che dovevano applicare, il protocollo fissato dall'azienda, e quindi non abbiamo avuto assenze perché ci sono state le catene dove i collaboratori non si presentavano al lavoro, dicevo la febbre perché era facile prendere la scusa. I nostri sono venuti tutti, io li ho assistiti con dei messaggi mandati, ho mandato dei video per invogliarli, per rassicurarli e fargli capire che eravamo vicini. Ho mandato anche dei video dopo per ringraziarli e di continuare sempre sulla stessa traccia che stiamo facendo. Daniela Musini,
una grande artista, Chatté d'Oro 2020 a Pescara, ecco, un premio dal sapore tutto particolare, un premio dato al ricordo del Vate, all'impegno profuso da lei nel corso degli anni, di una vita intera, per la valorizzazione e la riscoperta di questo grande uomo. Guardi, lei ha detto parole meravigliose che in effetti sottolineano ciò che la mia attività artistica, teatrale, musicale, è così permeata da D'Annunzio e dalla sua immaginifica musa Eleonora Duse. Ho vestito i panni di Eleonora Duse e interpretato l'opera di D'Annunzio in Italia e nel mondo in posti meravigliosi, e dovunque posso veramente affermare con orgoglio che questo grandissimo poeta, questo figlio di Pescara, il più illustre di tutti, è riuscito a catturare, per la sua poliedricità, per la sua grandezza, per la sua versatilità, creando capolavori in tutti i generi letterari, teatrali, poetici. Sono particolarmente orgogliosa. Un altro anno saranno i miei 25 anni, le mie nozze d'argento con il teatro, e io ho iniziato proprio a Pescara, in quel 5 agosto del 1996, interpretando un mio testo teatrale, perché sono autrice e attrice. A lui e alla Duse ho dedicato 9 testi teatrali, e con orgoglio Gabriele ed Eleonora mi hanno consentito di attraversare paesi diversi, realtà diverse, culture diverse. Però posso ammettere e posso testimoniare di quanto questo artista pescarese sia apprezzato e amato in tutto il mondo. Quanto ha dato e quanto ha ricevuto dalla conoscenza dei fatti relativi alla vita di Gabriele D'Annunzio e di Eleonora Duse, la qui presente premiata al Chatté d'Oro, Daniela Mosini? Mostro con orgoglio, perché per me è un premio che, come dire, consolida. Mi hanno sempre definita l'ambasciatrice di D'Annunzio e della Duse, e sono orgogliosa e farò sempre di tutto. Guardi, la mia carriera d'annunziana nasce molto lontano, nel 1988, quando io fui campionessa ad un quiz memorabile con Mike Buongiorno, Telemike si chiamava, nel 1988. Io portai la vita come materia, la vita e l'opera di Gabriele D'Annunzio, e vinsi una somma ragguardevole, 228 milioni di lire, che mi consentirono di comprare casa a Pescara e di venirci a vivere per oltre 20 anni. A lui ho dedicato le mie 2 tesi di laurea in lingue e in lettere, quindi uno studio matto e disperatissimo, come direbbe Leopardi. La figura della Duse veramente si è compenetrata nella mia attorialità, tant'è che sarà presente anche nel mio libro. Questo le do uno scoop: nel mio libro, che uscirà il 3 novembre, che mi è stato commissionato da PM Mondadori, quindi sono orgogliosa anche di questo, il top, e sarà intitolato Le Magnifiche, le 33 donne che hanno fatto la storia d'Italia. E naturalmente in queste donne straordinarie che hanno lasciato un segno indelebile nell'arte, nella storia, nella cultura, non poteva mancare Eleonora Duse, che sarà una delle magnifiche. Il 3 novembre in edicola Le Magnifiche, tra cui anche Eleonora Duse. Chatté d'Oro 2020 ad Augusto Di Luzio, amministratore della città di Pescara per lunghi anni, ma senz'altro un attento osservatore della cosa pubblica. Intanto, che momento vive? È un momento emozionante che mi inorgoglisce per tutte le attività, soprattutto culturali, che ho svolto in città. Si tratta di numerose, esattamente 26 mostre d'arte, organizzate sia al Museo Colonna e soprattutto presso la Fondazione Museo Paparella Treccia. Ho voluto dedicare questa onorificenza alla memoria del professor Paparella, perché è stato lui che ci ha permesso poi di proseguire nell'opera di valorizzazione della collezione di ceramiche antiche di Castelli, custodite in Villa Urania, quel bellissimo villino posto nell'angolo nord-ovest di Piazza Salotto della fine dell'Ottocento,
che tanto prestigio dà alla città. Prestigio, non temo di avere smentite, anche internazionale, dal momento che del Museo Paparella ha parlato l'anno scorso il Washington Post, il Daily Telegraph e i cataloghi delle mostre ivi effettuate. Ci sono state richieste dai musei civici della città di Strasburgo, capitale europea, persino dal Museo dell'Arcivescovato di Valencia in Spagna, ma anche da grandi e famose istituzioni italiane, quali per esempio è stato richiesto un catalogo dalla Fondazione Correr, che gestisce il Museo Correr di Venezia. Sono stati richiesti cataloghi dal Castello Sforzesco di Milano, dall'Istituto di Estetica dell'Università Carlo Bo di Urbino e tanti altri. C'è a te d'oro per il grande marciatore Giovanni De Benedictis. In genere si dice nessuno è profeta in patria, però come fare a non riconoscere un atleta che ha vergato dei momenti importanti nello sport italiano con 5 Olimpiadi. Giovanni De Benedictis. Mancava un tassello, un riconoscimento ufficiale, il primo ricevuto da Pescara, e questo mi gratifica molto. Adesso mi sento molto meglio. Ovviamente questo premio lo dedico a mio padre, che è venuto a mancare pochi mesi fa, ed è stata una persona che mi ha dato tanto, e senza di lui non avrei mai raggiunto questi livelli e questi obiettivi. Come si diceva, 5 Olimpiadi, però potevi anche partecipare alla 6ª Olimpiadi e quindi scrivere la storia con Manel Estiarte, la storia sportiva di tutti i tempi. Vabbè, i record sono fatti per essere battuti. In atletica io ho battuto il mio, nel senso che solo Pietro Mennea e Abdon Pamić hanno fatto 5 Olimpiadi, e sono tante. Poi ho coronato anche la mia carriera con una bellissima medaglia, che non è stata l'unica della mia carriera, e quindi siamo felicissimi di questo. Hai più dato o più ricevuto dalla marcia, Giovanni? Diciamo che siamo a metà strada, 50 e 50, diciamo così. Il momento più bello che hai vissuto e magari la pagina più triste, se c'è stata, nella tua lunga e gloriosa carriera agonistica? Io ho chiuso la mia attività con un risultato non importante, però ecco, aver fatto la 5ª Olimpiadi per me è stato comunque un grande risultato. E la cosa più triste che è avvenuta quest'anno è vivere questo periodo di Covid in una maniera tristissima. È stato il periodo più brutto della mia vita, anche perché è coinciso con la morte di mio padre. Questo premio a chi lo dedichi? Appunto a lui, mio padre.